Parto col principio dell'emergenza dal basso nei sistemi fisici. Questo principio è stato messo a punto da Philip Anderson, che attualmente è ancora vivente, vive a Princeton, ha praticamente aperto il filone degli studi sulla complessità con un lavoro nel 72 dove dichiara, vedete, che more is different, cioè che le interazioni che nascono da delle parti danno vita a proprietà che non appartengono alle parti. Questo è il concetto di fondo che sostiene Anderson e poi tutti quelli che su questo filone si sono infilati. Anderson dice che l'emergenza in tutta la sua infinita varietà è il mistero più affascinante della scienza. In effetti, il principio dell'emergenza è un principio che, ad esempio, spiega come la semplice acqua, idrogeno, ossigeno a temperatura ambiente sia liquida, ma i suoi componenti a temperatura ambiente, cioè idrogeno e ossigeno, sono gassosi. Quindi la proprietà liquida non è una proprietà degli elementi idrogeno e ossigeno, ma è una proprietà della loro interazione. Okay? Quindi che cosa vuol dire questo? Che quando scopriamo il fenomeno dell'emergenza, cioè che le proprietà che emergono non sono figlie delle parti, ma della loro interazione, e scopriamo che il vecchio metodo cartesiano di dividere in parti per risolvere i problemi non funziona più. Quindi se il problema è di natura complessa, proprio si parla di complessità quando c'è un fenomeno di emergenza dal basso, non possiamo più attivare il nostro caro vecchio metodo cartesiano di dividere in parti. Ecco, nel mondo biologico è lo stesso. Pensate, nessun neurone pensa, ma molti neuroni pensano. Il pensiero non è la proprietà del neurone, è la proprietà dell'interazione di milioni di neuroni, ok? Ma la stessa vita, la nostra vita, non appartiene agli elementi di cui siamo composti. Non so se lo sappiate, ma quando Mendeleev cioè la famosa tavola dei 118 elementi, molti chimici fanno un inferto perché loro credevano che la vita organica fosse dovuta alla presenza di qualche elemento differenziante. Quando scoprono che tutti gli elementi della materia organica sono tutti e soli quella della materia inorganica, ci si trova di fronte al mistero, cioè qual è il motivo per cui da materia inorganica improvvisamente spunta materia organica. Non so se lo sappiate, ma ci sono ben sette teorie sulla nascita della vita organica, ma non ci siamo ancora messi d'accordo su qual è quella giusta, okay? Quindi siamo ancora di fronte a un mistero. Ecco, ad esempio la formazione di stormi o branchi di pesci e di uccelli sono figli di microregole che rendono il movimento degli uccelli e dei pesci totalmente armonico. Ma non c'è un capobranco, non c'è un capostormo, no? Questo tipo di comportamento è stato anche studiato con delle simulazioni a computer. Alla fine ci sono quattro regole che governano il funzionamento di uccelli e di pesci. La prima regola è cioè i singoli sono consapevoli solo di chi gli sta vicino. La seconda è che ogni individuo tende ad allinearsi nella direzione media. La terza è che gli individui mantengono una distanza pari alla lunghezza del proprio corpo, i pesci, 3 o 4 volte il loro corpo e gli uccelli. La quarta regola è quando arriva un predatore, si salvi chi può. Ecco, queste quattro regole danno vita a quello che voi vedete, no? Degli stormi meravigliosi. Che cosa servono questi stormi? Quando arriva il falco pellegrino, chi lo vede per primo comincia ad applicare la quarta regola, gli altri che sono in fianco vedono e improvvisamente, nel giro di qualche frazione di secondo, vedete che tutto il segnale arriva a tutto lo stormo e quindi la probabilità di salvarsi aumenta drasticamente. Cioè, praticamente, questi comportamenti che sono complessi nascono da microregole e hanno come obiettivo la sopravvivenza. Questo è il tema grosso. Quindi la complessità non arriva per rendersi più complicata la vita, ma arriva per garantirci la sopravvivenza. E quindi tutti questi, diciamo, sistemi emergono dal basso dall'applicazione di regole semplici. Quindi
gli stormi, ma anche i pesci, ma anche le, non so se lo sappiate, ma le lucciole, fireflies, le lucciole, quelle del sud-est asiatico, si accendono e si spengono in maniera completamente sincronizzata, perché in realtà quello è un segnale sessuale. Alla fine nessuno vuole star senza le femmine, quindi tutti quanti diciamo, anticipano sempre, alla fine sono sempre sincronizzati. Tant'è che poi fanno da affari naturali alle navi che nelle foreste di mangrovia si avvicinano alle rive. Ecco, e quindi le regole semplici, vedete, danno vita a comportamenti complessi che sono la fonte della sopravvivenza. Quindi la complessità è figlia della volontà di sopravvivere. Ecco, nel mondo sociale è lo stesso, pensate, i distretti non li ha mai progettati nessun assessore regionale, i distretti nascono come emergenza dal basso, da attività che sono prima culturali, sociali e poi diventano economiche e nascono sostanzialmente, vedete, attorno alle famiglie, alle organizzazioni imprenditoriali, le fiere, i bar, i caffè, i partiti, le camere di commercio, le azioni, cioè praticamente il distretto è un fenomeno eclatante di emergenza dal basso, cioè la tesi è molto semplice, i processi di emergenza esistono nel mondo fisico, esistono nel mondo biologico, esistono nel mondo sociale.